La terra continua a tremare nel centro Italia, a emergenza si aggiunge emergenza, oltre al terremoto la neve. Per parlare di questo, per aggiornarci su quello che stanno facendo in questo momento nel centro Italia, è con noi oggi Alberto Corsinovi, presidente della Federazione Toscana delle Misericordie e responsabile nazionale dell'area emergenze. Per cui quando c'è qualcosa, purtroppo di brutto, Corsinovi è il primo a essere allertato e a organizzare i soccorsi. Ecco, le misericordie sono là, c'è stato il terremoto, purtroppo c'era la neve, poi c'è stato di nuovo il terremoto, è attesa ancora neve. Ci dice un po' a che punto siamo, insomma, ecco, come stanno operando i vostri volontari? Sì, la notte di mercoledì intorno alle 3 sono stato chiamato dalle nostre squadre che stanno operando fin dal 24 agosto in quei territori così martoriati e mi segnalavano la copiosa caduta di neve al di là di ogni ragionevole previsione che stava aggravando anche da un punto di vista logistico le nostre strutture, che erano impegnate soprattutto a evitare grossi accumuli di neve sulle strutture quali la mensa di cascia, il presidio per l'assistenza socio-sanitario a Amatrice e il presidio che abbiamo ad Ussita. Quindi ho deciso per quella tipologia di emergenza di inviare sul posto una squadra che fungesse da nucleo di valutazione per l'emergenza neve. Mercoledì 18 gennaio. Mercoledì 18 gennaio. La squadra è arrivata intorno alle 8:30 nella zona che era sotto copiosa nevicata e purtroppo poi di lì a qualche ora si è verificata anche la scossa del terremoto, rendendo ancora più drammatica la situazione. Dalle prime telefonate ho capito che la situazione anche per l'emergenza neve si sarebbe fatta veramente drammatica e abbiamo deciso, di concerto con il Dipartimento, di predisporre l'invio delle prime squadre e delle prime attrezzature, che dovevano essere necessariamente attrezzature in quel momento, ripeto, non si era ancora verificata la nuova scossa di terremoto, dedicate a fronteggiare la nevicata che, a detta anche degli abitanti, da decenni non si ricordava. Quindi l'invio di mezzi antineve, fuori strada piccoli che potessero seguire l'apertura dei veri e propri varchi che gli spalaneve faticosamente stavano aprendo per raggiungere non solo centri abitati, ma subito dopo anche località dove c'erano situazioni a rischio. Penso a numerose RSA, numerosi abitanti che per esempio sono attaccati a respiratori automatici che, a causa anche il totale blackout, cominciavano ad avere serie difficoltà. Quindi fin dal primo momento le squadre sono state indirizzate e dedicate a questa opera di salvamento e soccorso di situazioni che previamente individuate ci venivano di volta in volta segnalate. Tengo a precisare che abbiamo potuto operare anche attraverso la conoscenza di quei territori che in questi mesi i nostri fratelli e sorelle che lì stanno operando avevano raccolto il malato grave, il dializzato, la coppia di anziani particolarmente Una fragili, sorta di censimento che è una stato fatto, sorta insomma. di punto di riferimento delle difficoltà che sul territorio che dal 24 agosto, lo ripeto, siamo chiamati a servire, c'eravamo già, erava, ne eravamo già a conoscenza e questo evidentemente ci ha facilitato.
con l'andare delle ore ci siamo resi conto che la situazione era veramente, veramente complicata. E da qui fino anche a questa notte, con l'ultimo invio di ulteriori due turbine antineve, stiamo incessantemente lavorando. Alle Misericordie sono affidate una quindicina di località intorno a Montereale, oltre agli abitati di Cascia, di Amatrice, di Ussita, dove, ripeto, già stavamo operando ininterrottamente dall'agosto scorso. Ecco, ricordiamolo appunto, dal 24 agosto voi siete arrivati praticamente subito dopo la prima devastante scossa, quella poi ne sono seguite altre, c'è stata quella anche del 30 ottobre, poi siamo arrivati a questi. Voi da allora state assistendo la popolazione? Sì, non abbiamo lasciato sola, secondo un impegno che avevamo preso con quelle comunità. Le Misericordie rimarranno qui fin quando ci sarà bisogno, evidentemente con un impegno che nel corso di queste settimane è andato anche mutando. Avevamo a Amatrice un campo per assistere la popolazione che nelle prime ore e nelle settimane successive ha servito una popolazione di circa 350 abitanti. Via via che la gente ha trovato altre sistemazioni, anche la nostra modalità di assistenza è necessariamente cambiata. Amatrice, le Misericordie sono rimaste, gestiscono un'importante struttura sociosanitaria, significa cioè l'aver replicato in un terreno sicuro un distretto sociosanitario dove la popolazione può trovare il medico di base, gli infermieri del territorio e tutte le specialità che solitamente si trovano in un distretto delle aziende sanitarie locali. È un modulo che purtroppo abbiamo inaugurato proprio in questa emergenza, che è stato visitato da tutti coloro che sono passati da quelle zone, che per esempio ha superato egregiamente anche la prova neve, essendo costruito all'interno di moduli che quindi sono riscaldati l'inverno, refrigerati durante il periodo estivo, che comportano quindi elevati comfort anche per i pazienti e per i professionisti che ci devono operare, che a parte il disagio dei 2 metri di neve intorno alle strutture hanno ben funzionato e sono davvero un punto di riferimento per la gente che è rimasta o in ricoveri di fortuna, in roulotte, in camper o nelle prime casette che autonomamente la gente si è realizzata su quei territori. Ha una risposta di tipo sanitario a tutti i bisogni che possono capitare. Appunto, non è stato solo quindi attività per l'emergenza, ma la Misericordia si è impegnata anche nella ricostruzione. Ci sono state delle scuole, ci sono state alcune casette della Misericordia. Ecco, ci dica un po' gli interventi di ricostruzione che la Misericordia ha favorito. Ma la nostra opera, che evidentemente, come abbiamo avuto modo di dire, nei primissimi momenti, nelle prime ore, nei primi giorni, è rivolta all'opera di salvamento e soccorso, poi, come nello stile delle Misericordie, si trasforma in assistenza alle popolazioni, prendersi cura delle persone. È una caratteristica delle Misericordie. Tengo solo a ricordare che quando diversi decenni fa ci fu la tragedia del Vajont, sulle rive del Vajont oggi sono operative 2 Misericordie che dopo quella tragedia, evidentemente viste all'opera, hanno visto la possibilità di insediarsi. Cito solo le 90 Misericordie della Sicilia, che sono sorte dopo il terremoto del Belice, le 80 Misericordie dell'Irpinia e della Campania dopo il devastante terremoto del 1980 e così via. Questo è il nostro stile. Non ci occupiamo solo della prima fase quando siamo
mi permetto di dire, anche sotto troppo i riflettori di tutti i mezzi di comunicazione, ma a noi piace rimanere accanto alla gente che soffre, che in un momento ha visto sconvolta la propria vita, non solo per la perdita di effetti materiali, ma anche per la perdita di persone care, con ferite che evidentemente solo il tempo potrà forse cercare in parte di lenire. Questa nostra esperienza si sta ripetendo, anche se è poco tempo che si è verificato questo tremendo terremoto, già in due realtà. Ad Amatrice, dove è in corso la realizzazione di della prima casa della misericordia e della solidarietà, una struttura dove saranno ospitati i nostri volontari che continueranno il loro impegno in quel territorio, ma anche due locali per poter accogliere persone particolarmente fragili. Penso a una coppia di anziani che abbia improvvisamente a subire una malattia per la quale evidentemente è necessario il ricovero e la necessità di accudire chi rimane, persone che hanno delle disabili al proprio interno, che anche in questo caso, quando si dovesse verificare un evento anche banale, un controllo ospedaliero, non sanno a chi affidare il proprio congiunto, possono stare con i fratelli e le sorelle delle misericordie che saranno presenti. Nella casa delle misericordie sarà realizzato uno spazio per la socializzazione, uno spazio per poter accogliere il medico di famiglia quando sarà possibile ripristinare anche l'attività di questa importante figura sul territorio, e dicevo uno spazio per la socializzazione, per ricostruire il tessuto che le scosse del terremoto spesso rompono in maniera definitiva, perché il senso di comunità prevalga sul senso di scoramento, di abbandono, di pessimismo che necessariamente è normale poi rischia di prevalere sul sentimento e anche la voglia di continuare a vivere. Ricordiamo anche le scuole che avete ricostruito in questo periodo, perché anche questo si tratta di ricostruire il tessuto, la scuola è importante. Non c'è dubbio. La scuola è uno degli elementi fondamentali, perché laddove ci sono i bambini che permangono sui territori permane il nucleo familiare, permane una comunità che continua a avere una propria identità. Ecco perché, grazie alla generosità di tanti benefattori, qui ricordo Unicop Firenze, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ma che ci hanno permesso di realizzare immediatamente la prima scuola a Città Reale, ma anche la scuola di Gualdo attraverso una catena di profumerie, Ubibanca, che ha consentito la ricostruzione della scuola di Acqua Santa, che peraltro in queste ore è diventata un presidio dove la gente di Acqua Santa, sepolta sotto oltre 2 metri di neve, ha trovato in un edificio sicuro e confortevole un posto dove andarsi a riparare, quindi anche una funzione sociale diversa da quella per la quale l'avevamo pensata, che era la ripresa dell'attività scolastica. Sono in corso in questo momento contatti per la realizzazione anche di un nuovo plesso scolastico a Pieve Torina. Stiamo realizzando concretamente anche una casa della misericordia e della solidarietà a Cascia, dove le misericordie stanno operando in questo caso dalla seconda scossa devastante del 26 e 30 di ottobre, dove abbiamo intercettato un bisogno, una piccola associazione di volontari che si occupano di assistere persone che sono colpite da gravi patologie. Si sta parlando di persone colpite da SLA o da altre patologie del sistema nervoso centrale, quindi completamente paralizzate, che si recavano a Cascia perché a Cascia c'era un centro di eccellenza per la cura di queste malattie. Questi volontari ci hanno chiesto di entrare a far parte
di una misericordia che loro fortemente vogliono. Questa richiesta, che è stata anche in maniera entusiastica accolta dall'amministrazione comunale, dalla parrocchia, dalla rettoria del santuario, a breve vedrà la luce. Un benefattore ha regalato tutta la struttura, altri hanno fatto a gara per poterla arredare anche per questi accorgimenti. Lì la struttura sarà anche un po' più grande per poter accogliere anche malati e familiari che raggiungono quel luogo per le cure, per le gravi patologie di cui sono afflitti. Il centro ora è quasi totalmente inagibile, però è una speranza che noi vogliamo continuare a far avere a queste persone. La nostra opera non si fermerà, perché purtroppo dopo quest'ulteriore scossa di terremoto e le nevicate ci siamo attestati a Monte Reale, dove abbiamo un presidio importante, con 15 frazioni che in questo momento sono affidate alle misericordie. Le misericordie si stanno facendo carico di tenere pulite le strade per il centro, appunto Monte Reale, più importante. Le misericordie si stanno facendo carico di assistere le popolazioni con la distribuzione di generi alimentari, di medicine necessarie, perché la popolazione evidentemente ancora non è in grado di muoversi autonomamente, ma solo a bordo di mezzi speciali che le misericordie hanno e che sono a disposizione di quei territori. Un'attività continua, quella delle misericordie. Ringraziamo Corsinovi di essere stato con noi, di averci aggiornato e di averci dato speranza per quello che stanno facendo in questo momento in questi territori così gravemente colpiti. L'appuntamento è alla prossima puntata.